Il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli. Ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il padre espia i peccati. Chi onora la madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi onora il padre vivrà a lungo. Chi obbedisce al Signore dà consolazione alla madre. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. Anche se perdesse il senno, compatiscilo e non disprezzarlo mentre sei nel pieno vigore. Poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata, ti sarà computata a sconto dei peccati. Parola di Dio. Ai Colossesi. Fratelli, rivestitevi come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di tutto, poi, vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, e siate riconoscenti. La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente. Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. Voi mogli state sottomesse ai mariti, come si conviene nel Signore. E voi mariti amate le vostre mogli e non inasprivi con esse.
Voi figli obbedite ai genitori in tutto, ciò è gradito al Signore. Voi padri non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino. Parola di Dio. Pace di Cristo regni nei nostri cuori. La parola di Cristo dimori tra voi con abbondanza. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggì in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe destato si prese con sé il bambino e sua madre, nella notte fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Egli alzatosi prese con sé il bambino e sua madre ed entrò nel paese di Israele, avendo però saputo che era re della Giudea Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi, avvertito poi in sogno si ritirò nelle regioni della Galilea e appena giunto andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore. La crisi sociale che travaglia il mondo occidentale
ha una sua prima profonda radice nella crisi della famiglia cristiana. In paragone delle famiglie del mondo musulmano, del mondo orientale, nelle diverse civiltà, soprattutto in quella cinese, e nelle stesse famiglie africane, la famiglia è più salda e l'istituto familiare è più tutelato, perché ancora le leggi che dominano nel mondo occidentale, favorite dalla personalità, il culto della personalità, il culto della libertà ad ogni costo, non sono penetrate nel tessuto di quelle civiltà. Ecco perché l'istituto familiare più debole è proprio in Occidente, e si va sempre sgretolando in Occidente il senso della famiglia, nonostante che le leggi cercano di tutelare i diritti familiari, la crisi è penetrata in profondità. Eppure il mondo occidentale e il mondo cristiano dice Bin Laden che distruggerà l'America. Non c'è bisogno di questo personaggio per distruggere l'America o distruggere la civiltà occidentale. Siamo noi che la distruggiamo, la indeboliamo, mettendo in crisi la famiglia, sgretolata la famiglia. Il mondo occidentale non ha un punto di appoggio, si sgretola inesorabilmente. Ecco perché dobbiamo guardare alla famiglia di Nazareth, che è l'ideale della famiglia cristiana e della famiglia umana, perché la famiglia è sacra. E Cristo l'ha riportata alla sacralità primigenia. Gesù ha voluto nascere nella famiglia. Poteva scegliere lui che era libero, era Dio, che doveva venire sulla terra, poteva nascere in altro modo, presentarsi come viene presentato Melchisedec, senza legge, senza re, senza nazione, come un personaggio sceso dal cielo. Invece ha voluto consacrare la famiglia umana, ha voluto nascere bambino in una famiglia regolare. E se viene la nascita di Cristo per il mistero dell'incarnazione è avvenuto in una maniera prodigiosa, tuttavia Gesù ha voluto nascere in famiglia, ha avuto un padre davanti a Dio e davanti agli uomini, ha avuto una madre vera davanti a Dio e davanti agli uomini, e lui figlio di Dio, sottomettendosi al padre e alla madre, ci ha dato l'esempio di come si vive in famiglia. Lui era la saldezza della famiglia e lui ha insegnato agli uomini a rispettare la famiglia, a vivere in famiglia. Dio stesso rispetta i ruoli del padre e della madre. Gesù è sottomesso, pur essendo figlio di Dio,
a suo padre e sua madre. Visse per 18 anni sotto la tutela del padre e della madre, e finché restò in famiglia visse sottomesso a Maria e Giuseppe. E Dio stesso, quando la famiglia è in difficoltà, non si rivolge a Maria, né si rivolge al figlio, ma si rivolge a Giuseppe. Cioè Dio rispetta il ruolo del padre. E dice: Giuseppe è in pericolo la vita del figlio, fuggi in Egitto. E Giuseppe prende con sé Maria e il bambino e fugge in Egitto. Poi Dio stesso, dopo il periodo dell'esilio, che si premura di far ritornare la famiglia là dove era nata, si era formata, e chiama il figlio dall'Egitto, ma si rivolge a Giuseppe e dice: Giuseppe, è ora di tornare, perché ormai Erode, che minacciava la vita del figlio, è morto. E quando Giuseppe ritorna e teme che Archelao, figlio di Erode, possa ancora nuocere al bambino, avvertito da Dio, va a Nazareth, e Gesù nasce così a Betlehem, ma viene allevato a Nazareth fino all'età in cui esce dalla famiglia per compiere la sua missione. Dio rispetta il ruolo della madre, e Maria che educa il bambino, che lo porta su, che lo alleva, ed è Gesù che rispetta il ruolo della madre, il ruolo del padre. Ci dà l'esempio di una famiglia ben costituita, dove c'è un'unica legge, la legge dell'amore. Le leggi non dovrebbero entrare nella famiglia. Le leggi dovrebbero regolare il vivere umano, ma nella famiglia unica legge dovrebbe essere, ed è in realtà, l'amore. L'amore che non è legge, ma è vita. Come nella famiglia divina tutto è regolato dall'amore, così nella famiglia umana l'unica legge è l'amore. Le leggi vengono dopo, quando viene meno l'amore. Ma se non venisse mai l'amore, meno, non ci sarebbe bisogno di alcuna legge per tutelare la famiglia. Chiediamo allora al Signore questa mattina di guardare alla famiglia nostra e di guardare come prototipo, come modello, la famiglia di Nazareth. Innanzitutto si deve nascere in famiglia. È la grande piaga che affligge l'Occidente. E il guaio è che quando le leggi legittimano pratiche, modi di vivere che contrastano con il diritto naturale, con la legge naturale, contrastano con l'ordinamento di Dio, e l'uomo che manomette con le sue leggi l'ordinamento divino. La convivenza è la grande piaga dell'Occidente. Quando si sostituisce la famiglia, il libero amore, la fedeltà a scadenze, sono tutte piaghe che affliggono l'Occidente, che rendono debole la famiglia e che minacciano la nostra civiltà. Siamo noi che attentiamo alla civiltà occidentale cristiana. Non abbiamo bisogno di altri che vengono d'altrove per distruggerci. Sono le nostre mani, tante volte le nostre leggi,
che favoriscono il disgregamento della famiglia che è fondata su Cristo, sulla fede, e fondata soprattutto sull'amore. Chiediamo al Signore di comprendere quello che ci viene dal Vangelo, che è sempre luce per il nostro cammino. Chiediamo al Signore di saper vedere quali sono le nostre piaghe e di leggere la parola di Dio, perché la parola di Dio regola i rapporti tra marito e moglie, i rapporti tra genitori e figli. Quando sono manomessi questi rapporti, quando manca la fedeltà o di mente o di cuore, cioè la fedeltà interiore o la fedeltà esteriore, la famiglia è minata nelle radici. Quando il talomo coniugale non serve per produrre figli, ma viene usato e abusato, dice lo sgretolamento della famiglia, la minaccia alla famiglia. Quando i genitori non hanno più autorità sui figli e i figli vantano autorità sui genitori, dice il tarlo della famiglia. Quando manca il rispetto verso il padre, anche quando ha perduto il senno, quando manca il rispetto per la madre, anche quando è vecchia e non può più reggere, la famiglia è minata. I figli devono rispettare i genitori. È detto nel quarto comandamento: onora tuo padre e tua madre per avere lunga vita sulla terra. Tante malattie e tanti disagi avvengono secondo il piano divino, perché non c'è più rispetto in famiglia, perché i figli si credono autonomi, non vogliono più sentire del padre e della madre, perché non vogliono più legami con il passato, ma guardano al futuro, a un futuro che non conoscono, ma guardano al futuro, si sganciano dal passato e sono come galleggianti in pieno mare, sballottati a destra e a sinistra, perché non sono ancorati al passato, ancorati ai valori tradizionali. Per quanto spetta a noi, dobbiamo lavorare per salvare la nostra famiglia dai tarli che già ci sono, con una disinfestazione delle nostre famiglie, e salvaguardare quei valori che sono minacciati dal di fuori, compresi quei valori che sono manomessi anche dalle leggi in tutti gli stati europei. Fratelli e sorelle, la civiltà occidentale deve rimanere civiltà cristiana. Man mano che si cristianizza la nostra civiltà occidentale, man mano essa si sgretola e gli altri popoli occuperanno i nostri posti e le nostre. Salviamo la nostra civiltà, che è civiltà cristiana. Salviamo allora la famiglia, che è il nucleo della nostra società. Salviamo i rapporti tra marito e moglie, che devono essere rapporti improntati al Vangelo, improntati così alle scritture del Nuovo Testamento. Salviamo i rapporti tra genitori e figli. I figli vanno rispettati, vanno aiutati, ma anche vanno educati al rispetto del padre e della madre. Chiediamo allora al Signore una grazia questa mattina, una grazia di effusione particolare dello Spirito su tutte le famiglie nostre, perché, come dice la Scrittura, in mano faticano i costruttori, sono nei Signore a costruire, e in mano custodiscono i custodi, sono nei Signore a custodire. Se non viene dall'alto la grazia di Dio, noi non potremo ricostruire le nostre famiglie. Che lo Spirito del Signore ci faccia guardare a Nazareth, alla famiglia nazaretana, e dalla famiglia di Nazareth esca una luce ed esca una forza.
una luce per comprendere qual è l'ideale della famiglia umana e cristiana, è una forza, la forza dello spirito, perché noi possiamo osservare tutte le regole, tutti i comandamenti che concernono la salvaguardia della purezza, della santità, della solidità della famiglia nostra. Amen. Signore, abbiamo invocato l'amore, l'amore che risana tutti i rapporti con te, i rapporti tra di noi. Ma noi siamo malati, ci sono malattie che imperversano dentro di noi, malattie spirituali e malattie fisiche. Come il peccato, così anche la malattia è entrata nelle nostre famiglie. Non c'è una famiglia che si salva. Qualche membro di famiglia ha una malattia, ha un disturbo, perché in ogni famiglia è entrato il peccato. La tua grazia, Signore, scenda nelle nostre famiglie. Risana, Signore Gesù, tutte le nostre famiglie. Risana tutte le nostre malattie, opera ancora prodigi e guarigioni dentro le nostre famiglie, perché i nostri occhi si aprono e riconoscono che tu solo sei il Signore e tu ancora vuoi guarire e puoi guarire l'anima e il corpo. Ti presentiamo tutte le nostre famiglie disagiate, tutte le famiglie ammalate, ti presentiamo tutti i nostri malanni spirituali e materiali, li mettiamo qui davanti a te perché il tuo spirito di risanamento scenda su di noi. Adesso iniziamo la nostra preghiera, ma il Signore in profezia ci dà un testo del profeta Isaia dove c'è un po' la radiografia dello stato in cui ci troviamo. Leggiamo soltanto alcuni tratti. Ecco, io metterò come loro capi ragazzi, monelli, li domineranno. I capi delle nazioni e delle città saranno dei ragazzi e dei monelli che non comprendono i valori dell'anzianità. Il popolo userà violenza l'uno contro l'altro, individuo contro individuo. Il giovane tratterà con arroganza l'anziano, lo spregevole tratterà malamente il nobile. Poiché uno afferra l'altro nella casa del padre, tu hai un mantello, sì, il nostro capo, prendi in mano questa rovina. Ma quegli si alzerà in quel giorno per dire: io non sono in grado di prendere in mano le sorti del paese. Signore, e l'anarchia che viene descritta qui dal profeta Isaia, e un po' di anarchia regna nella nostra società e nella nostra famiglia. È per questo che il male è entrato dentro di noi e le malattie imperversano nelle nostre famiglie. O Signore Gesù, medico divino, che sei venuto in questo mondo per risanare, ascolta la nostra preghiera e vieni in nostro soccorso.